Il Covid non allenta la pressione sull'Italia e costringe il governo nazionale a intensificare le restrizioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove misure per contrastare la pandemia, che entreranno in vigore il 15 marzo e dureranno fino al 6 aprile, il martedì dopo Pasqua. 10 regioni più la provincia autonoma di Trento saranno in zona rossa, 7 regioni, tra cui la Sicilia, più la provincia autonoma di Bolzano, saranno invece in zona arancione. La Sardegna resta in zona bianca. Scompare in questa fase la zona gialla, ma durante le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, tutta l'Italia sarà in zona rossa, con spostamenti consentiti all'interno della stessa regione a un massimo di 2 persone e una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le 22. Per il governo regionale, le nuove restrizioni sono da considerarsi un atto di prudenza. Ormai la notizia è nota. Il governo nazionale ha deciso che si va verso misure restrittive fino a Pasqua. Alla vigilia della Pasqua, il giorno della festa e l'indomani per Pasquetta, tutta l'Italia diventerà zona rossa. E intanto le regioni che erano in zona gialla diventano zona arancione, compresa la Sicilia. Provoca tanta amarezza questa scelta del governo nazionale adottata con un decreto legge, e quindi non possiamo assolutamente opporci, perché i dati della Sicilia da qualche giorno sono confortanti, abbiamo parametri assolutamente in linea con una condizione di non emergenza, non c'è pressione ospedaliera, meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento adottato per prevenzione, per prudenza, e però ci fa tanta rabbia, lasciatemelo dire. Se accanto a questo provvedimento il governo si preoccupasse di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici, beh, piangeremmo con un occhio, come si dice dalle nostre parti. Anche stamattina, in un collegamento con la conferenza delle regioni, io ho avuto la necessità di manifestare al ministro Gelmini, anche con un contatto telefonico, quanto si renda necessario per gli operatori economici siciliani, che hanno respirato per alcuni giorni, la necessità di ricevere subito sostegni, di ricevere ossigeno per poter superare queste future settimane che non preannunciano certamente una apertura immediata. Come fare quindi? Approfittiamone, continuiamo ad andare a vaccinarci, almeno quelli cui spetta il proprio turno, e convinciamo i recalcitranti, quelli timorosi, a poterlo e doverlo fare, perché il vaccino rimane l'unica strada percorribile.